What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? Benvenuti a una puntata di Cucina Buttata. Porca troia, che cosa è successo? C'è sempre il secchio sotto. Ma perché lo metti proprio sotto? Se vuoi lo metto sopra. Benvenuti a una nuova puntata di Cucina Buttata. Oggi facciamo una ricetta che voglio fare dai secoli. L'avete mai vista quella ricetta che va online di questo tortellone col tuorlo dentro? No. Tu la sai la barzelletta dell'uovo? Allora, ci sta un sofferente di... come si dice? Uno che ha la tenia. Una persona che ha la tenia. Che va dal dottore, il dottore gli dice, guarda, dottore, c'ho la tenia. Il dottore gli fa, tu per 3 giorni devi infilarti nel sedere un grissino e un uovo sodo. Il 4° giorno vieni da me. Se non che si infila, fa la terapia. Il 4° giorno va dal dottore. Il dottore infila il grissino e prende un martello. No? La sto raccontando di merda. E dopo un po' la tenia esce e dice e l'uovo. Dicevo, ormai ci è presa sta cosa di chiedere degli audio dei nostri amici. Per cui questa volta, per fare un'ottima pasta di questo tortello, raviolo? È un raviolo? Ma se non lo sai te, e l'uovo. È una pasta ripiena. Allora, per fare questa pasta ripiena ho chiesto a Cucina Ristanca, Sofia Fabiani. Allora, ma questi sono gli audio che ha mandato? Prendi 250 grammi di farina 00 e 50 grammi di farina di semola rimacinata. Che palle. Fai la fontana sul piano di lavoro e aiutati con le mani, fai un buco piuttosto largo. Dai, ma che stai facendo? Spaccaci dentro 3 uova e inizia con una forchetta a incorporare tutta la farina. È una questione di sicurezza questa. 2-5 ha detto? Raga, io oggi me la sento calla. Quante uova ha detto? Spaccaci dentro 3 uova e inizia con una forchetta a incorporare tutta la farina. Io apro qua. Quanto mi piace questa cosa. Quanto fa nonna. Quanto fa... quanto fa Italia. Ma alla fine Angela si è trovata. Stai buttando la merda dentro. Devi andare. A questo punto già dovresti stare sdraiato sul tavolo a cercare di riacchiappare invano le uova che stanno camminando per tutto il tavolo. Da nessuna parte. A me questa saccente di Sofia, ok? Perché possiamo dirlo, è bravissima, ma quando può lei mi schiaccia. Vedete, la mia tecnica è che tengo il perimetro e metto dentro sempre più farina. Vabbè, adesso concentrato, impasta bene con forza, ma con quelle dita da stambecco. Cerca di non sporcarsi le mani, ma a palmo pieno. Vai, vai, vai. Comunque non lo puoi fare con la forchetta, te lo dico. No, beh, allora, l'inizio non volevo fare con la forchetta. Vabbè, non mi devo sporcare, niente. E mo come faccio? Non mi piace questa cosa. Ok. Raga, non è che cade il tavolo. Devi stare attento, Concentrato, impasta bene con forza per ottenere un impasto liscio, elastico, senza tocchi, senza pezzi di farina che ti sei perso. A questo punto tu avrai 46 anni e sei già morta. Copri con un pellicola e fai riposare per 30 minuti a temperatura ambiente. No, che palle! Come te muovi? Ci sono dei grumi in questo coso, ci sono dei grumi. Le uova possono prendere solo quanto possono prendere. Fermo! Camminando col tavolo. Come faccio io a cucinare bene? Cucinare bene. Potresti fare da competitor a Cucinare Stanca. Cucinare bene. Tienimi il tavolo. Uno si mette qui e l'altro ti metti qui. Al volo, giusto per... Io sono tipo il cameraman del forno in questo momento. Se tu è pronto. Timer 30 minuti. Vai tu. Importante per non far venire la stracciatella, quindi per non far vomitare i ravioli, ma solo noi, è sigillare i bordi. Quindi prendi un pennello e spennella con acqua tutti e 4 i lati. Oh, io non penso che te debba presentare sti ravioli a una competizione di ravioli, quindi li puoi far venire pure brutti. Prendi, ripide una forchetta e sigilla tutti e 4 i lati facendo una leggera pressione. Col cazzo. Senza bucare i ravioli. Grazie, manda foto. Un applauso. Bravo. Un applauso a una ragazza in gamba. Io ho il nome del piatto comunque. Come si chiama? È l'uovo. Allora, vi spiego qual è la mia idea. Questo è il raviolo. Crei con la sac à poche un contorno e poi ci metti il tuorlo dentro e lo copri. Il contorno sarà pecorino e guanciale. Temperatura 220. Tieni intanto così.
80. Se faccio così tutto il tempo, facciamo 80, eh. Comunque lo sai, in genere gli chef disegnano i propri piatti. Vuoi disegnare? Sì. Oddio, guarda questo taglio di luce qua. Chi sono, Harry? No, Edward. No, Edward. No, Edward. Edward è Twilight. Sì. Giusto? Chi sono, quindi? Sei Twilight. Eccolo qua. Il mio piatto. Eccolo. Ecco il mio piatto. Raviolo carbonaro, lo chiamiamo. No, Edward, no, no. Questo lo mettiamo da parte, mi servirà dopo. Ma ti serve l'olio del ragazzo di Lavinia? No, non mi serve l'olio del ragazzo di Lavinia. Il ragazzo di Lavinia. Ora non dico che deve essere sminuzzato e tritato. Ragazzi romani, non mi odiate, vi prego, sono dei vostri. Sto cercando di fare una cosa diversa. No, Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fargli di... Edward! No! No! Fondamentale, prima di tutto, ricordarmi la ricetta dal disegno che ho fatto. Ok. Edvige. Allora, Gianmarco, mi devi aiutare a tenerlo. Ci sei? Sì, sì. Ma come funziona? Beh, girandola, no? Cioè Marco, la tua mano non deve stare però dove sta la pasta. Ma si può stringere un po' questa... Ora lo stendo. Ma tu quanti ravioli fai? I cazzi vostri voi. Allora, voi fate... Io faccio i ravioli, voi i cazzi vostri. Togli quella mano da lì. Raga, sta avvenendo un delirio. Serve il coso per ancorarlo, non si può. Andiamo, andiamo in missione. Eccolo qua. Comunque mi è rivenuta voglia di fare pasta fatta a mano, raga, dovete provare, è una ricetta facilissima. Ma se è da un'ora che stiamo cucinando. Un'ora e mezza. E mo ci siamo, Mo ci siamo. Mi pare una cravatta. Porca miseria. Vabbè, posso dire, sono ravioli normali, eh. Vabbè, lei che devi pisciare sul mio operato. Sì. Ho bisogno di un complimento. Bravo. Bravo. Mazza, due ravioli hai fatto. Te sei sprecato. Mo faccio il resto. Però prima voglio capire se riesco a fare la crema al pecorino, perché è l'ultima possibilità di fallimento. Ma scusa, ma l'acqua di cottura va. Ma non ce l'ho l'acqua di cottura. Abbondate. No. Tuo fratello ha paura. Ah cazzo, il guanciale, me lo sto dimenticando. Si salta nella sugnetta. Troppi pochi impedimenti per i miei gusti, eh. Ma Gianmarco, ti posso dire una cosa? Prima volta non c'è Gabriele. Si può fare la merda col sorriso? Cioè ecco, noi facciamo merda col sorriso. Non è che dobbiamo sempre fare la merda dove si piange e si urla. Stai buttando la merda dentro. Devi andare. Ragazze, Lavinia, Graziana, venite. Eccoci. Che cosa abbiamo qui? Un raviolo che noi andiamo grande, un pochino, sì. Così bellissimo. Bello. Poi ci andiamo a mettere, se mi permettete, un pochino di permettiamo di guancialino, un pochino di pepe, sì. Perfetto. Adesso dov'è la forchetta? Lo volevo chiederti il nome del piatto. È raviolo carbonaro, molto innovativo. Massone, sì. Quasi. Scusate ragazze, vado un attimo prima io. Ma dentro è solo pecorino. Uovo, no, no, con crema di pecorino. Video. Seguici su YouTube. Posso sapere cosa mangio? A lei. Madonna! Sono emozionata. Ti esplode proprio, è buonissimo. Raga, è incredibile. È molto buono. Ammazza, che entusiasmo. No! Mamma mia, sembrava che dovesse dire. Sembrava dovesse dire chissà cosa. Vieni ad assaggiare, ti prego, io mi sposto dal campo perché voi siete tutti troppo. Sì, è vero.
Delizioso. Qua c'è un coltello. C'è un coltello. Enrico non può parlare. Il dito? Enrico sta... non mi veniva il... Lei incredibile, che dire, abbiamo aperto adesso un GoFundMe, aiutateci per aprire questo ristorante di cucina buttata. €1 a testa per avere, quanto serve per aprire un ristorante? €1 a testa, €1,50 a testa, €1,50. Ciao ragazzi, sipario. Way, hey, head up, she rises. Way, hey, head up, she rises. Way, hey, head up, she rises early in the morning. Shave is a belly with a rusty razor. Shave is a belly with a rusty razor. Shave is a belly with a rusty razor.